Signore e signori, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di Radio Teleappennino Parma. Un appuntamento che inizia con una notizia che è un po' legata a tutta l'Italia: i disagi legati allo sciopero ferroviario dopo il tremendo disastro che c'è stato alle porte di Lodi nei giorni scorsi. Una giornata da incubo, quella di ieri, venerdì 7 febbraio, per i pendolari, in particolare per le tante persone che si muovono quotidianamente in treno. Dopo il drammatico incidente ferroviario in cui hanno perso la vita due macchinisti alla guida di un Frecciarossa nei pressi di Lodi, sono stati indetti due scioperi. Nello specifico, FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL, FASTE e ORSA hanno proclamato 2 ore di sciopero dalle 12 alle 14 per il personale del gestore della rete nazionale, delle imprese ferroviarie che svolgono servizio di trasporto passeggeri e merci, delle società che svolgono servizi in appalto a bordo treni, quali pulizie, servizi di ristorazione e accompagnamento treni notte. Ma a generare il maggior numero di disagi nella giornata di ieri è stato il secondo sciopero indetto da altre sigle sindacali e che ha interessato la fascia oraria dalle 9 alle 17. I più soggetti a ritardi e cancellazioni sono stati i treni con destinazione Milano. Inoltre, nella tratta La Spezia-Parma vi sono state cancellazioni anche negli orari assicurati. Tanti lavoratori della Valtaro, diretti a Collecchio, Parma, Fidenza, Piacenza, si sono visti costretti a cambiare all'ultimo momento il mezzo di trasporto con cui recarsi sul luogo di lavoro o sostare per tempi prolungati nelle sale d'attesa, sia per il viaggio di andata che soprattutto per il ritorno, dove si contano le maggiori lamentele. Stessa sorte per tanti studenti degli istituti superiori di Fornovo e Pontremoli, le aule di Izzos, Itist e Istituto Belmesseri sono rimasti in gran parte con pochissimi alunni. Le diverse cancellazioni hanno interessato tutte le tratte, dalle più brevi, come Milano-Livorno, alle più lunghe, come Milano-Napoli. I pochi treni disponibili hanno accumulato quasi tutti in media 30-40 minuti rispetto all'orario previsto, oltre a essere sovraffollati rispetto al solito. Una vera e propria estenuante impresa muoversi anche per soli 50 km, soprattutto per coloro che cambiano due treni per arrivare a destinazione. Praticamente impossibile centrare le coincidenze. Ora vediamo un racconto di quelle che sono le problematiche di rappresentanza di certi territori all'interno della regione Emilia-Romagna. Abbiamo fatto una cartina, l'abbiamo fatta apposta noi, in cui abbiamo distribuito su questa cartina i consiglieri regionali in funzione di dove vivono e risiedono. Ovviamente, vivendo e risiedendo in un territorio, se ne conoscono i problemi, le difficoltà e le opportunità. E l'amara scoperta è che di certi territori non c'è nessuna rappresentanza politica, perché i consiglieri o sono pochi, o addirittura nessuno, se non uno. Quella che vedete è la cartina dell'Emilia-Romagna. I puntini rossi che vedete sulla cartina sono i consiglieri regionali, o meglio, dove risiedono i consiglieri regionali. La prima cosa che balza all'occhio è che la maggior parte dei consiglieri comunali vivono all'interno della cerchia di Bologna, ma soprattutto che quasi tutti vivono lungo la Via Emilia, o meglio, lungo un territorio che si discosta rispetto alla Via Emilia di circa una decina di chilometri, come potete vedere. Rari i casi in cui ci si allontana un po' di più rispetto all'asse principale della viabilità Emiliano-Romagnola. Ce ne abbiamo uno, due, tre e quattro lontani dalla Via Emilia per la zona della pianura e solamente uno per la zona della montagna, dove il territorio montano nella nostra regione rappresenta quasi la metà del territorio totale. Questo per far capire cosa? Che forse è anche per questo che la difficoltà dei territori montani spinge le persone che vivono ad esprimere un forte voto di protesta, perché la percezione di una regione lontana, di una Bologna lontana, non è solamente una loro percezione psicologica errata, ma è una realtà e lo vediamo da questa cartina. Se perché manca la rappresentanza. Una rappresentanza che poi si percuote anche su delle leggi o delle norme che vanno a danneggiare ulteriormente la montagna, contribuendo ancora di più allo spopolamento di questi territori. E questo ovviamente da un punto di vista del voto si fa vedere. Come potete vedere, infatti, le zone in cui i consiglieri regionali sono maggiormente votati sono anche quelle in cui fondamentalmente vince il Partito Democratico e vince il centro-sinistra. Ma la cosa che è inquietante è che comunque nelle zone blu, dove ovviamente ha avuto la maggioranza il gruppo di centrodestra,
I rappresentanti dei territori marginali che andranno in consiglio regionale non ci sono, come potete vedere. Rimane sempre questo qua in montagna e questo vuol dire che cosa? Che non solamente i territori montani e marginali sono poco rappresentati da chi è alla maggioranza in regione, ma anche da chi è all'opposizione, perché molto probabilmente il sistema elettorale tende a premiare chi vive nei grossi centri urbani, perché se dobbiamo eleggere una persona del nostro territorio, chiaramente eleggiamo chi conosciamo o chi ci sembra più vicino e chiaramente se abbiamo come collegio elettorale un collegio che coinvolge Parma o Bologna, chi ottiene più preferenze ovviamente è chi vive a Parma o Bologna, perché per raccogliere preferenze in un territorio così stretto è molto facile. Forse per risolvere i problemi della montagna potrebbe essere un'opportunità quella di ridisegnare i collegi, dando maggiori spazi ai territori marginali. Insomma, una sorta di pari opportunità. C'è stata una legge che tende a far sì che ci siano più donne in consiglio regionale, sarebbe opportuno che ci fossero anche più rappresentanti in consiglio regionale che fanno parte dei territori marginali, quindi fare dei collegi montani piuttosto che fare dei collegi delle zone marginali, ma soprattutto dare spazio a quei pochi che con grande difficoltà sono riusciti ad ottenere un bel numero di voti, come il caso di Matteo Dafadà a Bologna. Proprio in queste ore si sta combattendo una battaglia importante perché Matteo Dafadà, che sarebbe il secondo rappresentante dei territori montani dell'Emilia Romagna, potrebbe entrare in consiglio regionale se solo il presidente Bonaccini decidesse di far diventare assessore Barbara Lori. Si libererebbe quindi un posto in consiglio comunale che ovviamente andrebbe a Matteo Dafadà. Speriamo che quindi questo possa essere un segnale per un'inversione di tendenza da parte di una regione Emilia Romagna che è sempre più centrata su Bologna e sulla sua zona periferica e sempre meno su tutte le zone periferiche realmente. Perché la prossima occasione probabilmente non basterà. Il grande sforzo che ha fatto il presidente Bonaccini per andare in tutti i comuni della regione Emilia-Romagna. Serve una maggiore rappresentanza dei problemi di questi territori. Insomma, politici di montagna ce n'è solamente uno in tutta la regione Emilia-Romagna, cioè politici che vivono nel territorio montano. Ce ne potrebbe essere un altro che è Matteo Dafadà, il vice sindaco del comune di Borgotaro, che però non si sa bene se riuscirà ad ottenere questo posto perché dipende dalla scelta di Bonaccini se fare oppure no Barbara Lori, assessore regionale. Noi abbiamo avuto modo di intervistare per il TG Parmense, il telegiornale che va in onda alle 19 e si occupa della Valcene e della Bassa Valtaro, Dafadà il giorno dopo la vittoria di Bonaccini nelle elezioni regionali il 27 di gennaio. Vi proponiamo alcuni spunti di questa intervista perché tocca argomenti importanti e argomenti chiave, come creare posti di lavoro in montagna, quale futuro per il punto nascita, ma soprattutto anche la possibilità per lui o meno di entrare in consiglio regionale. La compagine di centro-sinistra, come abbiamo detto, provincia di Parma non ha avuto dei grandi risultati. Come fare per invertire la tendenza dal tuo punto di vista? Sicuramente, come abbiamo fatto come lista, coprendo tutti i territori, una delle cose fondamentali da fare è un po' riequilibrare il territorio anche nella compagine, regionale. È importante cercare di, appunto, con i vari consiglieri che da Rimini arrivano a Piacenza, ci sia anche una rappresentanza della montagna. Quali Adesso richieste per la montagna si potrebbero fare? richieste della montagna sono quelle di potenziare, non l'abbiamo detto, i campani elettorali, sia sì, i servizi che le infrastrutture, perché con i servizi e le infrastrutture la gente rimane in montagna, è disponibile anche a fare dei chilometri e a lavorare da altre parti, perché in montagna, come ho detto, in tutta questa campagna elettorale si vive bene. E il lavoro? Però Perché, ad esempio, una delle cose che colpisce è che sono tanti gli enti pubblici che si occupano peraltro di montagna, ma hanno tutti sede in città, creando posti di lavoro, opportunità di lavoro direttamente solo là e nulla in montagna, che in passato sono stati chiusi tanti uffici in montagna per portare tutto in città. Penso ad esempio a Tepa, Bonifica Montana, tutte realtà che fatturano decine di milioni di euro, ma che non generano nessun posto di lavoro diretto sui territori montani. Cercare di spostare dei posti di lavoro amministrativi sui territori più marginali, grazie anche alle nuove tecnologie e a internet, potrebbe essere una soluzione per portare posti di lavoro anche amministrativi per le donne. Questo è sicuramente un bello spunto che mi dici e che dovrà essere preso in considerazione dai nuovi consiglieri regionali, soprattutto dalla Giunta del Presidente, invertire quella rotta che consenta anche appunto ai cittadini di montagna di poter avere dei servizi, ma anche del lavoro. E sul punto nascita Bonaccini si è espresso a favore alla fine della campagna elettorale. Era una boutade per cercare di vincere le elezioni o c'è davvero qualche speranza di riaprirlo?
Allora, credo proprio di no, perché sarebbe sciocco buttare lì a una settimana delle elezioni una cosa e poi non mantenerla. Per cui un cammino è iniziato, è stata appunto segnata e credo e spero che quello che ha detto Bonaccini poi diventi realtà. Un'ultima domanda, allora sei arrivato terzo, quindi in teoria fuori dai giochi, però se qualcuno dovesse dimettersi, sarà difficile, o diventare assessore, si potrebbero aprire delle speranze anche per te. Hai questa speranza? C'è questa speranza? Guarda, io non ho sentito nessuno ed è molto prematuro visto che la vittoria è arrivata questa notte. Ovviamente la grazia c'è sempre. A suo Certo, uno vantaggio spiraglio. sicuramente questo voto che fa capire quanto le zone di montagna hanno bisogno di rappresentanti. Tu saresti l'unico della provincia di Parma. Sì, per adesso, cioè per questa possibilità assolutamente sì, però ovviamente se mi fate la domanda, se fate la domanda a me, io dico mi piacerebbe molto, ho concorso per quel. Per quell'impegno e mi piacerebbe davvero sedere nei banchi del Consiglio regionale. Abbiamo intervistato nei giorni scorsi anche Barbara Lori, quella che dovrebbe lasciar posto a Matteo Daffadà se diventasse assessore. Le abbiamo posto proprio la domanda diretta dopo aver spiegato quelle che sono le esigenze di rappresentare questo territorio, non solo quello montano, ma anche tutti quelli marginali e lontano dalla Via Emilia, in regione a Bologna. Partito Democratico e la Regione ha vinto prevalentemente nelle zone vicine a Bologna, sia territorialmente che probabilmente anche psicologicamente. Premiati nella provincia di Parma, solamente Parma, e Collecchio con una percentuale però inferiore al 50%. Questa lontananza percepita della Regione da parte di questi territori è un problema e come si può fare per recuperarla o riavvicinare la gente alla Regione, insomma. Questa distanza è stata in parte colmata dalla presenza fisica dei Bonaccini che ha fatto tutto il territorio anche montano. Lei comunque è di un territorio di bassa valle verso la montagna. La mancanza di politici di montagna in regione, può aggravare questa spaccatura? Lei peraltro, si parla della possibilità che possa diventare assessore e aprirebbe peraltro la sua possibilità che diventi assessore le porte a uno dei due politici di montagna di tutta la regione, che è Matteo Daffadà. Questa possibilità c'è e lei cosa ne pensa, anche se ovviamente parte in gioco di questa partita? Cerchi di mettere da parte il conflitto di interessi e a pensare bene ai territori marginali, insomma, che sono montagne ma sono anche le zone vicine al Po, ad esempio. Sì, no, allora io devo dire che ho lavorato con moltissimi comuni, anche comuni montani, in particolare quelli della montagna est, perché insomma io di solito mi qualifico come Valenza distrettuale, sto nella pedemontana, ma avendo lavorato per molti anni a Langhirano ed avendo parte di dalla parte montana il lavoro è stato molto assiduo e poi ho lavorato con tutti i territori che in qualche modo hanno richiesto il mio aiuto senza nessun tipo di preclusione nei confronti di nessuno. Non so cosa succederà, penso di poter dire insomma con ragionevole certezza che la tensione alla montagna continuerà e probabilmente sarà rafforzata. Rispetto al tema dell'assessorato, sappiamo che compete al presidente Bonaccini la scelta, è evidente che l'opportunità di poter avere comunque una persona molto legata alle problematiche delle aree montane forse potrebbe aiutare ad essere più vicini e appunto come dicevo in modo più puntuale e capillare così come serve alle problematiche della montagna che insomma hanno bisogno di un'attenzione sicuramente speciale. Vedremo, il presidente Bonaccini in questi giorni ha dichiarato ai giornali l'intenzione di comporre questa giunta in tempi rapidi, le valutazioni competono a lui, il Partito Democratico c'è, è stato in campo e ha ottenuto un ottimo risultato, anche se ha prevalso nelle zone montane in particolare la lista Borgonzoni, ma insomma la rete del Partito Democratico ha dimostrato di esserci in tutto il territorio e quindi credo e auspico che possa essere comunque ascoltato anche nelle indicazioni che vorrà dare. E sempre per l'esigenza di far sì che sia rappresentato, o meglio che ci sia visibilità per i territori di montagna, il modo migliore è che i montanari credano nelle opportunità che la montagna può dare e siano contenti e soddisfatti di quello che è la loro condizione. E la cosa che mi ha colpito, facendo un'intervista un po' di tempo fa, è che per due giovani imprenditrici che hanno deciso di cambiare vita e vivere in montagna dalla zona più vicina alla Via Emilia o dalla città,
L'idea della vita in montagna è davvero un'idea da difendere con i denti, così tanto strenuamente da contestare a coloro che dicono che una volta che arriva l'autunno, chi sceglie la vita in montagna cambia idea e torna di nuovo in città, sbaglia completamente. Ma vediamo che cosa hanno risposto a queste domande e soprattutto in che modo hanno risposto a queste domande, a queste affermazioni del fatto che la vita in montagna non è così interessante. Nel senso che parlando con diverse persone e raccontando delle scelte di andare a vivere in montagna, da vivere con i figli, per Pizzarotti sembra di Parma, non vive in montagna, ma andate dove c'è tutti i weekend, non molto lontano da qua. Ma anche altre persone che fanno dei blogger in montagna hanno visto in questo il valore aggiunto, ad esempio per la blogger che avevamo intervistato tempo fa, del loro lavoro, cioè la vita, quello che vivevo in natura. Quello che mi ha colpito però è che da una parte un altro sindaco del territorio, non il vostro, mi ha detto sì, ma quando arriverà l'autunno vedrai che Pizzarotti non verrà più in montagna e capirà com'è triste e brutta la montagna d'autunno in montagna. E lo stesso una persona che in montagna, in alte vissute, è andata a vivere a Parma, che in montagna adesso torna perché c'ha una parte della famiglia, e ha detto una cosa molto simile alla propria. Cosa dite a queste persone? Hanno ragione o... Dalla faccia mi sembra di no. Beh, a me tutti quanti quando sono andata a abitare qua, che io sono arrivata in giugno, mi dicevano, aspetta che arriva l'inverno, sarai bercetese dopo il primo inverno. Questo è il mio terzo inverno e quando finisce l'estate, che è una stagione bellissima l'estate perché vivi perennemente fuori, io dico che bello arriva l'inverno. Cioè nel senso che, come diceva lei prima, il vivere qua ti permette di vivere assecondando le stagioni. Quindi l'inverno fai proprio cuccia, fai proprio piccole cose più tranquille. Se si rimane bloccati con la neve non vai a lavorare, non viene giù il mondo e anche i rapporti si fanno più stretti. Quindi cosa c'è di brutto? Ma la domanda se avevano ragione, la persona che è andata a abitare in pianura sicuramente aveva ragione perché non avrebbe apprezzato anche la brutta stagione qui sull'Appennino. Sicuramente c'è della difficoltà, non ho detto che è tutto facile, però apprezzi questa difficoltà. È un po' come se la primavera è un premio. È un premio che può godere appieno solo chi è riuscito a resistere all'inverno. E questo è bellissimo. Per quanto riguarda il sindaco, no, ha assolutamente torto e dovrebbe cambiare lavoro perché non è possibile che un sindaco di montagna dica una cosa del genere della propria montagna. Ovviamente non si dice. L'agenzia viaggi Taro Travel di Borgo Taro è lieta di darvi un benvenuto nel magico mondo dei viaggi per il 2020 e vi segnala le partenze speciali da Borgo Taro. 11-14 aprile, Pasqua sull'isola di Ponza e la riviera d'Ulisse. 16-22 aprile, New York. Dal 30 maggio al 1 giugno, Aosta e i Castelli delle Alpi, forti militari e residenze reali. 2-9 giugno, Grand Tour della Polonia. 1-10 ottobre, ritorna a grande richiesta California, Nevada, Arizona. Inoltre vi ricordiamo i nostri servizi, viaggi e soggiorni in tutto il mondo, crociere Costa e MSC, biglietteria aerea di linea e low cost, viaggi di nozze su misura, biglietteria Trenitalia e Italo. Taro Travel, viaggiate con chi conosce la strada. Vividomotica, azienda specializzata in impianti elettrici tecnologici con controllo da smartphone. Partner Eolo per impianti internet a banda larga. Vi aspetta presso la sede di Borgo Valditara in via Caduti del Lavoro per farvi conoscere tutte le novità commerciali. Vividomotica. Anche col nuovo anno la ditta Nuova Montelli vi offre agrumi e mele a prezzi favolosi. Inoltre, dopo la buffate natalizie, presso i nostri punti vendita di Via Europa 18, Via Cascio 18 e al mercato del lunedì a Borgotaro, troverete utili consigli e ricette per rimetterci tutti in forma con ottimale utilizzo di verdure e spezie. La ditta Nuova Montelli vi rinnova gli auguri.
Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo. Da Baudassi, prezzi bassi. Anche nel 2020, da Baudassi, prezzi bassi. Un esempio, rasoio elettrico da barba, Remington ad euro 39. Macchina da caffè a cialde lavazza, a modo mio, euro 99. Piastra per capelli, elettrica, ad euro 12,50. Elettrificatore per recinzioni animali, marca Elpro, ad euro 129. Batteria da auto a partire da 55 euro. Compressore Fini 100 litri a cinghia a euro 4,70. Vasto assortimento di stufe a legna e a pellets, tutte super scontatissime. Regali 2020, Baudassi, non ce n'è per nessuno. Prezzi bassi. Che finisce negli scarichi, arriva ai depuratori. Un complesso processo di trattamento rimuove gli inquinanti e la restituisce pulita al fiume. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Sensazionale offerta da Fortunati Bruno. TV Telefunken 40 pollici Full HD con Internet TV e satellite TV Sat a 269 euro. Lavasciuga Indesit Inverter, motore silenziosissimo, centrifuga 1400 giri, lava 9 kg e asciuga 6 kg, scontatissima 399 euro. Offertissima qualità e tecnologia Dyson V8 con accessorio turbo spazio e autonomia di 40 minuti, euro 299. TV Sharp 24 pollici con Internet TV, prezzo eccezionale 149 euro. Scopa elettrica senza sacco, offertissima 49,90. Qualità expert. E vi ricordo, Fortunato Bruno, non ce n'è per nessuno. Eccoci qui, ciao a tutti. Pensavate di esservi liberati di noi, eh? No, no, siamo ancora qua, siamo ancora qua. E visto il periodo freddoloso e lungo dell'inverno, noi della Fermenta Franza vogliamo scaldarti ed accompagnarti fino a marzo con le nostre promozioni, ma con grandissime novità. Eh sì, questa volta lo sconto lo scegli proprio tu. Ogni venerdì e sabato ti offriamo varie tipologie di sconti. Con una spesa minima di 100 euro riceverai subito un buono sconto di 50 euro. Oppure pesca lo sconto dal bussolotto magico e se sarai fortunato potrai estrarre fino al 30% con una sola spesa minima di 30 euro. E tanto, tanto, tanto altro ancora. Vieni da noi, non rimarrai deluso. La promozione è valida nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, nei weekend, e protagonista sarai solo tu, perché ricorda, la Ferramenta Franza è sempre al tuo fianco. Il prossimo servizio parla del comitato di distretto. Non so quanti sappiano che cosa sia il comitato di distretto ed è per questo che il comitato di distretto ha aperto le porte nei giorni scorsi ed è per questo che abbiamo posto questa domanda a chi del comitato di distretto è presidente. Nei giorni scorsi il comitato di distretto ha deciso di aprire le porte ed ha fatto due incontri pubblici, uno a Medesano e uno a Borgotaro. In questa occasione abbiamo avuto modo di intervistare il presidente del comitato di distretto, che è anche sindaco di Arbaleto, Davide Riccoboni. Abbiamo chiesto cosa sia il comitato di distretto. Sì, il comitato di distretto è un comitato formato dai 16 sindaci a partire da Medesano, che copre tutta la Valtaro, l'Alta Valtaro e la Valceno. Sono questi 16 sindaci che si riuniscono in vari periodi dell'anno per decidere quello che sono le scelte e la programmazione sociosanitaria appunto del distretto, quindi tutta una serie di interventi sul campo sanitario e interventi sul campo sociale, tra cui progetti e varie attività. Naturalmente questo in collaborazione prima di tutto con l'azienda House di Parma e l'azienda universitaria di Parma, con ASP e con tutte le altre realtà del territorio che si occupano appunto di fattori e interventi sociosanitari. Abbiamo voluto da quest'anno aprire
un ciclo di incontri che sono rivolti alla cittadinanza, alla popolazione, per due motivi semplicissimi, tra l'altro. Uno è quello di far conoscere il lavoro del comitato di distretto, sia quello che il comitato di distretto fa, perché molta della gente non sa che cosa sia il comitato di distretto. Questo perché appunto il comitato di distretto è sempre stato abbastanza chiuso e da quest'anno abbiamo voluto fare questo. La seconda motivazione degli incontri è per far conoscere le attività che il comitato di distretto mette a servizio dei cittadini e della popolazione, servizi a cui i cittadini possono accedere gratuitamente in molti casi. Alcuni esempi sono il centro per le famiglie, i centri di aggregazione, gli informa giovani, oppure altri servizi che mano a mano vengono impostati e vengono programmati dal distretto, perché i progetti cambiano anche in base ai bandi che arrivano dalla regione piuttosto che dallo Stato e piuttosto che dall'Unione Europea. Quindi è un evolversi di attività. Ed eccoci alla pagina dello sport con i due sport più importanti del nostro territorio, il calcio e il basket. Partiamo con il primo servizio del nostro Emanuele Berni sulla prossima giornata di campionato, quella che vi sarà domani, la terza di ritorno. È il terzo turno di ritorno, quello in programma domani, per quanto riguarda i campionati di calcio provinciali, dopo che mercoledì è scesa in campo la terza categoria per recuperare le partite della decima di andata. Con 90 minuti nelle gambe di 4 giorni fa, Valgotra e Terre Alte Berceto scendono nuovamente in campo. A focalizzare l'attenzione è lo scontro diretto tra Berceto e Fulgor San Secondo, secondo in classifica contro terza, 4 punti a dividerli. In palio vi è soprattutto la palma di prima antagonista al Valgotra, la quale però può approfittarne per scappare via. Forte già dei 4 punti di vantaggio proprio sul Terre Alte, domani ha una ghiotta opportunità per allungare, visto che affronta in casa la Flegarese 1951, avversario modesto ma in buon periodo di forma e da non sottovalutare, dato che si è dimostrata capace di fermare in campionato proprio i terzi in classifica del Fulgor. In seconda categoria, grande attesa per il derby Compiano Bedonese. Non naviga in buone acque la squadra di Cattani, penultima a meno 4 dall'Arsenal, ma il ruolino delle ultime partite è da salvezza. 5 punti ottenuti in 3 partite, già quasi gli stessi ottenuti in tutto il girone d'andata. Dall'altra parte, un Compiano con diverse assenze e un andamento altalenante nell'ultimo mese farà di tutto per restare agganciato al treno playoff, attualmente lontano un solo punto. Il Bardi è in piena zona playoff, ma prova a riavvicinare la vetta occupata attualmente dal Palanzano. Per farlo dovrà superare in casa l'ostacolo Montebello, che non vince da oltre un mese e ha perso 4 gare delle ultime 5. Discorso simile al Compiano lo fa la Valtarese in prima categoria, ma l'avversario è durissimo. Infatti al Bozia arriva la capolista Boretto. Partita in casa anche per il Solignano, 3 punti indietro rispetto alla Valtarese, accoglie la Povigliese, formazione che staziona anch'essa a metà classifica. Un appuntamento importante domani per tutto il basket parmense, ma non solo, al Palaraschi. Una giornata interamente dedicata al basket sarà quella in programma domani, domenica 9 febbraio, quando a partire dalle ore 15 al Palaraschi inizieranno una serie di partite che si concluderanno con la gara dell'Art Arredo di prima divisione. Ad aprire le danze sarà la gara tra LM Rappresentanze Sportive e Magic Parma, valida per il campionato esordienti femminili. A seguire alle ore 17:30 l'atteso incorso tra Robby Profumi e Magic Parma, mentre alle 19:30 l'Art Arredo di prima divisione sfiderà la Sigecco Piacenza. La Robby Profumi di coach Scanzani torna in campo dopo la sconfitta maturata a Finale Emilia e lo farà contro la seconda forza del campionato. Nella gara di andata le ragazze della Robby Profumi, dopo un avvio difficile, per poco non riuscirono a portare a casa 2 inspirati punti, venendo sconfitte solo di 2 lunghezze. La Magic Parma però, rispetto a quella gara, ha inserito 2 altre importanti pedine nello scacchiere di coach Gardellin e quindi saliranno a Borgotaro per cercare di espugnare il Palaraschi. Nelle file della Robby Profumi, recuperata Bozzi, saranno confermate le 10 ragazze impegnate a Finale Emilia. Nella sfida successiva tra Art Arredo e Piacenza, che inizierà alle ore 19:30, i ragazzi di coach De Martina proveranno
a mantenere la testa della classifica contro un avversario molto simile alla composizione del roster dell'Artarredo. Infatti, i giovani della Sigeco Piacenza affrontano il campionato di prima divisione con lo stesso obiettivo dell'Artarredo, ovvero far crescere i giocatori del settore giovanile. Nella gara di andata i Diavoli Rossi si imposero a Parma, ma la gara di domenica non ha risultato già scritto. Coach De Martino dovrebbe confermare i ragazzi che hanno espugnato Montecchio e Miglia, anche se le riserve sulla formazione saranno sciolte solo dopo l'ultimo allenamento di questa sera. Per tutti gli sportivi della Valtaro, l'appuntamento di domenica a partire dalle ore 15 è di quelli da non perdere per passare un bel pomeriggio di basket al Palaraschi. Per ciò che riguarda le previsioni del tempo, un rapido sguardo, il sole continuerà ad esserci anche se dal pomeriggio di domani ci sarà un rapido passaggio di un fronte nuvoloso che porterà piogge nella prima mattina di lunedì, che però dovrebbero lasciare di nuovo spazio al sole già dal pomeriggio di lunedì. Temperature in lieve aumento e dovrebbero comunque continuare a salire per alcuni giorni da lunedì in poi. Con questo è tutto, siamo giunti al termine del nostro appuntamento di oggi con l'informazione locale di Radio Teleappennino Parma. Se volete, noi ci siamo, io ci sono, così come i collaboratori di TG Parmense, alle ore 19 del lunedì, del mercoledì e del venerdì, sempre su questa rete, e in replica il giorno seguente. Quindi noi ci siamo, se volete seguire anche il nostro telegiornale, va in onda poco prima di questo. Grazie per l'attenzione che ci avete concesso, vi saluto e vi auguro di trascorrere una piacevolissimo fine settimana e una buona domenica.